Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come potete vedere, oggi è un altro video do it yourself, creiamo insieme l'agenda. Oggi andiamo a fare un'altra cosa da mettere all'interno, appunto perché la struttura è a posto, è già pronta e tutto. E non vi svelo niente, quindi spostiamoci sulla scrivania e iniziamo a lavorare. Questa volta voglio andare a creare il segnapagina con il righello. Però prima di iniziare volevo dirvi che ho scelto la biro da mettere nella mia agenda e ho scelto questa che mi è appena arrivata da AliExpress, che è quella sui toni del verdino con disegnati i fiori. Questa scrive di blu, esatto, e trovo che sia adatta appunto per la mia agenda. La vado ad inserire nell'elastico, sia dentro che fuori, perfetto, la inseriamo così. Quindi ho la mia penna per l'agenda. Allora, il segnapagina andrò a crearlo con il cartoncino, quello che ho utilizzato per fare la copertina. È un cartoncino appunto di scarto di quando avevo fatto la copertina. E niente, allora praticamente, visto che comunque è abbastanza lungo, riesco a fare il mio segnapagina. Voglio usare come fronte questa qui con i cuoricini, e il retro lasciamo questo con i fiori. Allora, poi ho stampato sulla carta vellum un righello da 20 cm, l'ho preso da internet, e andremo ad incollarlo qui sopra. Però prima di incollarlo vorrei fare la sagoma del segnapagina. Allora, una pagina è alta 21 cm, quindi deve uscire almeno un paio di centimetri. Facciamolo 23 cm. Quindi ho una piccola idea, non so se è una buona idea o brutta. Mi piacerebbe disegnare un cuore che esce dal segnapagina, quindi vediamo se riesco a... Ovviamente non deve essere proprio un cuore intero, ma in questo modo. Il righello poi ci sta per 19,5 cm e vediamo se nei buchi... Perfetto! Quindi ho deciso che lo faccio così. Allora, ho deciso che sul cuore vado a fargli la scritta Today. Voglio farla con un brush pen, utilizzo questo della Cure Take. E provo a scrivere Today, spero di scriverlo bene. Dai, sembra uscito abbastanza carino. Magari posso fare con un tratto pen nero. Sembra uscito carino. Ok, poi vado ad arrotondare gli angoli. Questi in alto non riesco con lo stonda angoli, lo faccio un po' a mano. Ora prendo il mio righello e dovrei incollarlo qua. Allora tagliamo 18,5. Prendo la mia colla tacchi glue, che è quella per lo scrapbooking, ne metto un pochino. Fa niente se non lo incollo bene, perché poi andiamo a plastificare, quindi ok, si è incollato abbastanza bene, mi interessa che si vede
poi, prima di andare a plastificare il tutto, con la colla glitter oro, questa della Huhu Stick, della Huhu, volevo fare dei puntini. Questo è il risultato. Lascio asciugare un attimino e poi vado a plastificare. Ok, ora che ho asciugato andiamo a plastificare il tutto, quindi prendo una copertina per plastificatrice. Vado a ritagliare. Perfetto, l'ho ritagliato tutto. Dobbiamo andare a fare i buchi. Utilizzo la Rapesco già impostata sul formato A5. Come ultima cosa, vado a fare dei tagli qua di lato, giusto per poterlo infilare senza dover ogni volta aprire gli anelli. Perfetto, il segnalibro è pronto, il segnapagina è pronto per essere inserito in agenda. Come vi ho detto, appunto, non serve aprire i buchi. No, ho sbagliato. Allora, c'è stato un piccolo errore, nel senso che quando ho fatto i buchi non ho tenuto la grandezza del foglio A5, perché questa qua è più lunga dei 21 cm, per cui ho sbagliato a fare i buchi sotto. Allora, vediamo di rimediare. Praticamente andavano fatti qua, quindi un po' più sopra. Ok, beh, si potrebbe rimediare mettendo del washi e rifacendo i buchi. Eccomi, allora, ho trovato questo washi con i cuoricini in foil oro e potrebbe starci benissimo. Vediamo un po'. Ma diciamo che dietro non c'è neanche bisogno di metterlo. Lasciamo solo qua e non sta neanche male. Quindi rifaccio i buchi. Allora, stavolta, quindi avevo sbagliato a fare quelli sotto, quindi questi sopra. Ok, li posso fare così, perfetto. E questi sotto. Ricordarsi che quando si plastificano le cose o quando si usa comunque una misura diversa dal formato che si sta facendo, ovviamente bisogna prendere i buchi a mano. Quindi vado a tagliare il pezzettino. Perfetto. Quindi prendo la mia agenda ed inserisco il mio segnapagina. Dai, è carino lo stesso, anche se c'è stato quell'errore. Poi un'altra cosa che volevo aggiungere è questa busta che ho preso su AliExpress. È una busta con questa cernierina e si può usare per mettere dentro gli stickers. Quindi apro i miei anelli. La inserisco, quindi ho la bustina per gli stickers, il mio vellum, la mia copertina, il mio acetato e il mio segnapagina con la mia penna. Bene, anche per questo video è tutto. Spero tanto che il mio segnapagina vi sia piaciuto anche con l'imprevisto. Se è così, mettete un bel pollice in su, commentate per farmi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao!